Hola, ciao a tutti, bentornati. Allora, in questo video voglio parlare degli acquisti che ho fatto a Londra. Acquisti che non riguardano beauty, make-up, cosmetici, che saranno invece in un video a parte, ovviamente dedicato a quelli. E poi seguirà anche il video con tutti gli acquisti della fiera IMEX. E poi magari c'è anche il vlog e il video dedicato alla fiera in cui vi spiego un po' tutto, perché mi avete fatto varie domande su biglietti, costi, acquisti vari, insomma, come ci si arriva, dove era, perché poi magari cambia. Comunque vi spiegherò nel video dedicato. Adesso piccolo mix di acquisti, perché non ho fatto comunque tantissime spese, mi sono sbizzarrito più sulle altre cose, su cosmesi, make up e in fiera più che altro. Comunque alcune cose le ho prese, le ho inserite qua perché sennò non sapevo dove inserirle, comunque in questo mix di acquisti che si salta un po' da una cosa all'altra adesso, come vedrete. Allora, come prima cosa voglio farvi vedere le cover che ha preso più che altro mia mamma. Non è un acquisto esattamente mio, comunque volevo inserirle perché sono acquisti fatti anche qui tra virgolette a Londra, perché prese su Amazon UK. Non spedivano perché tante cose, sappiatelo, non so se avete già scoperto, comunque tante cose non le spediscono nel resto d'Europa, e quindi in Italia non vi accetta l'indirizzo e vi dice che si possono spedire solo in Gran Bretagna. Quindi ho chiesto gentilmente al mio amico Emanuel, che poi vedrete man mano, avete già visto in fotografie eccetera, vi lascio comunque il link con le fotografie se vi possono interessare di Londra e della fiera qui sotto nel box informazioni, e lui mi ha accettato appunto l'arrivo delle tre cover che abbiamo preso. Quindi risulta, come vedete anche qua, risulta mia mamma, si vede, vabbè, ho cancellato tutto, risulta mia mamma Gabrielle appunto sul sito, e poi sono arrivate a lui a casa sua fuori Londra. Quindi ancora grazie anche a lui per questo piccolo aiuto comunque. E allora ho la prima, che è la più bella che sta utilizzando, e non ho qui da farvela vedere, vi metto magari la fotografia. È un color ottagno, è un verde appunto, un ottagno chiaro con tutti dei ghirigori, bellissima secondo me. È rigida e non era convinta, adesso invece le sta piacendo, quindi quella che sta utilizzando, e non ce l'ho qua, non ho qui il telefono. Era contenuta in questa custodia qui, c'è dentro anche un panno e la pellicola. Questa qua era quella più cara, 3,50 pound, una cosa del genere, e le altre anche lì siano lì 2-3 pound, quindi veramente è pochissimo per quello che abbiamo preso qui rispetto ovviamente a Medioworld e quant'altro, anche perché non ho chiarito, sono del Galaxy S Advance, non se ne trova una, due, sono di plastica rigida, 15 euro, e allora non aveva voglia di spenderli giusto per una cover che non la convinceva, giustamente. Ho detto, mamma, guardiamo su Amazon, .it, così e così, ok, c'è molta più roba, come al solito. Niente, poi le altre che sono queste qui in silicone, sono queste appunto, che costano ancora meno, sono fatte bene, non sono particolarmente... cioè non sono sbavate, cioè magari il colore che va qui leggermente, quindi sono fatte bene. Una è questa appunto, con tutte queste farfalle, pensavo che fossero difetti questi qua, invece sono dei cuoricini piccolissimi, comunque se fossero appunto dei difettini, dei punti bianchi. E poi questa qua, che questa era la sua preferita, voleva prendere solo questa, poi l'ho convinta a prendere appunto anche le altre, e visto che con la spedizione così erano 15 pound, 18 euro, quindi capirete insomma. Ho preso poi altre cose che faccio rientrare appunto in questo video, ma cose particolarmente anomale magari da mostrare come grandissimi acquisti, insomma adesso lo capirete, però volevo farci un discorsetto. Ho preso dei farmaci, insomma, ad esempio in questo caso aspirina, sia quella effervescente, quella classica, che compresse, indifferentemente, non cambia niente, da Boots, super Drug, così insomma tutti i supermercati propongono la loro linea un po' di farmaci, quindi anche Tesco, Sainsbury eccetera, ci sono tutti, quindi anche qui abbiamo Boots e Super Drug di tachipirina, si vede di paracetamolo il principio attivo, e questo è quello da 500, c'è solo da 500, con 16 compresse anche queste. Perché ho preso i farmaci? Perché ovviamente costano molto meno. E, ad esempio, andiamo appunto a rivedere l'aspirina, anche qui premessa, io l'aspirina non sono
d'accordo, però in questo caso in casa mio papà ad esempio lo utilizza, contento lui gli dico se vuoi bucarti lo stomaco, insomma utilizza l'aspirina, è un acido, poi, insomma con tutte le scomodità del caso, insomma per quel poco che ho fatto, perché comunque quando studiavo per infermiere, che non ho finito, precisiamolo sempre, comunque insomma qualcosa mi dicevano e tanti medici, tanta gente è contrario, anche io sono cresciuto contrario all'aspirina. Comunque questa qua cosa costa? 8 euro, 6, non so perché questa non c'è scritto appunto. Queste qua comunque costano massimo 40 centesimi, quindi in euro comunque non so, 50 centesimi, 60 centesimi, pochissimo. Idem per le capsule, queste qui, la tachipirina che utilizzo, che preferisco, che non danneggia lo stomaco, anche se è epatotossica e c'ha i suoi problemi, la preferisco sicuramente. Questa viene 6,90, sono 16 compresse, anche se questa è da 1000, quindi sarebbe quella da adulti, e questa da 500, però il risparmio è talmente elevato, dato che appunto sono 40 centesimi anche per queste qui, ma ci trovano anche a meno. E ovviamente, cioè, non cambia niente anche prenderne appunto due per arrivare a una di queste. Niente, quindi questo era per dirvi un po' che a questi farmaci così da banco, proprio di largo consumo, costano pochissimo, tutti gli altri no, comunque, sono solo pochi. E niente, ho approfittato di prendere, per fortuna non ne facciamo grande uso, fortunatamente, meglio così. Però comunque un po' si utilizzano. Poi passiamo, ho qui scatole di infusi, tè e tisane. Allora, come altre volte, queste qui sono ancora per mio papà, perché comunque per fargli un regalo, dato che adesso giugno ho appena fatto il compleanno, comunque indipendentemente da quello, io comunque gli faccio sempre qualcosa in generale a chiunque delle persone che conosco, a lui piacciono queste qua, non beve tè, caffeina, così. E quindi preferisce sempre queste bevande qua alla frutta. Non gli piace comunque il tè, già tanto che beva la camomilla. E quindi qua frutti rossi, frutti scuri. E questi di Sainsbury, come vedete, come supermercato, costano 78 centesimi, mi pare. Pochissimo, insomma. Più care sono quelle della Twinings, le avevo già prese, mostrate tipo anche a dicembre o le volte scorse. Comunque ogni volta che vado prendo sempre queste tisane qua. Questa è una limited edition, dice, perché sono questi summer berries rispetto a quella che avevo preso in passato, che era probabilmente frutti rossi, adesso non ricordo. Comunque era leggermente differente in effetti da questo. Questa forse è una cosa solo estiva. E queste vengono sulle 3 sterline, quindi ovviamente un po' più care. Questo è pomegranate e raspberry, più altre cose. Sì, più altre cose ci sono dentro, comunque sono tre o quattro frutti, perché in effetti qui dice questi due, però sto vedendo appunto c'è anche la fragola che non la nomina qui in parte. Vabbè, poi negli ingredienti ci sono molte altre cose. Va bene, niente, andiamo avanti. Io ho preso invece, cioè per me, finocchio, che mi piace, fa bene, dovrebbe far bene comunque poi per l'intestino, gonfiore, addominale, per la digestione, quindi l'ho preso. Poi da Harrods passiamo, ma siamo sempre in modalità tisane, tisane infusi, tè. Io Harrods mi piace praticamente solo per la parte di food haul, gadget, accessori, stupidatine varie. Per il resto non mi piace, confusionario, no, non mi piace. Preferisco altri che dopo vabbè, vi ridirò per l'ennesima volta. Comunque ogni volta prendo qualcosa perché poi la parte del tè ha delle confezioni tutto così stupendo, che ovviamente ci devo impiantare dentro i miei acquisti. E stavolta ho provato con questo, l'altra volta mi ero sbizzarrito con un sacco di, se ricordate, di tisane alla frutta, il tè Rooibos, quello africano. Mi è piaciuto quasi tutto. Stavolta ho provato con il tè marocchino classico alla menta, profuma ovviamente di menta, molto buona già così la profumazione. Sì, l'avevo provato, non mi dispiace. Vediamo adesso se riesco a utilizzarlo, se no, male che vada. Comunque la badante dei miei nonni è proprio di Casablanca, quindi infatti lei ogni volta che vado dai miei nonni mi propone uno dei suoi tè. Quindi male che vada, comunque a lei piace di sicuro. Ecco, questi qui sono i cagnolini della mia vicina che sta là, che
sembra di averli qui in casa, è una cosa pazzesca. L'ha sentito urlare, come dice, urla ai bambini, gli urla di tutto a questi poveri bambini, una maniera, una cafona unica. Ai cani sta dicendo qualcosa? No, niente, e i cani ovviamente non hanno imparato niente, continuano a abbaiare al nulla, perché non lo so, pare che non ci sia nulla o al massimo un passante. Ecco, va bene, questa era la vicina che vi nominavo già l'altra volta. Niente, poi ho preso questa qua, perché vabbè, le scatole di latta sono sempre stupende, le ho sempre prese, abbiamo qui in cucina man mano, e questa qua mi piaceva tanto, c'era anche in altri colori, ovviamente cambia il contenuto. Questo è Earl Grey, quindi al bergamotto. Guardate che bella che è. È di queste qua che poi al coperchio, sempre con la cerniera. Dentro c'è il pacchetto, così sono 50 filtri, senza ovviamente filo e graffetta, senza niente, c'è il filtrino sfuso, finita lì, va comunque benissimo. E questa qua viene 7,95. E insomma, sono sempre belle. Sono riuscito a far prendere, fra l'altro, la mia amica, l'avevo poi convinta a prendere questo qui che ho preso a dicembre, questo qui della regina Elisabetta, perché adesso fa appunto i 60 anni, la città era tutta decorata, e appunto io questa qui l'avevo presa a dicembre, è bellissima, non so se rende adesso con la luce così, bellissima. Questa qui veniva quasi 15 pound, è il tè con la rosa, è il Darjeeling con la rosa, appunto, buono. Mia mamma l'ha finito, adesso sta mettendo dentro, ecco, non so, questo qui alla pesca, più altri Twinings che, ecco, man mano la leggiamo qua così. Poi passiamo a Selfridges, che preferisco assolutamente, è il mio preferito in assoluto, direi, tra i grandi magazzini. Harrods lo trovo sempre pacchiano, e termini del genere, insomma, passatemi sempre questi termini. Selfridges è bello, è elegante, è fine, ha tutte le marche di Cosmesi, anche la Masca. È molto molto più elegante, appunto, è curato, assolutamente un'altra cosa, è molto preciso, chiaro, lineare. Harrods è incasinato, sempre da girare da tutti i lati, è strano, è sempre stato fatto strano, non l'ho mai capito del tutto. Va bene, quindi cosa ho preso? Selfridges, ci sono anche marche anche di abbigliamento, in questo caso di intimo, che non ci sono da nessun'altra parte praticamente, solo sui siti, costano. E già a dicembre mi ero un po' fissato su qualcosa di intimo, adesso ho visto con i saldi niente, anche perché i saldi probabilmente belli se ne erano già andati, c'erano le taglie enormi, e quindi ho preso questo, non in saldo, non c'erano cose in saldo. E quella marca qua, questa qui, Groovin, è giapponese. Io sono un po' fissato con l'intimo, parecchi slip, non uso boxer, non mi piacciono i boxer, mi danno fastidio, quindi cerco sempre slip. In questo caso ho preso comunque questo boxerino qui, perché si chiama Super Slow low Cut Boxer, appunto è questo qui il nostro nipponico che lo indossa, e come vedete, appunto, un boxer, un shorts, non lo so, bassissimo, è veramente bassissimo davanti ma anche dietro. E niente, questa è una S, avrei dovuto prendere la M che non c'era. Ci ho comunque provato, perché ogni volta vedevo queste cose che appunto vedi solo sui siti, e ho detto, dai, vabbè, comunque ci proviamo, vediamo un po' com'è. I colori sono bellissimi, e niente, questo non è vero proprio intimo, nel senso che io non lo uso, poi non lo intendo come intimo, ma lo utilizzo come, lo faccio passare come costumino, come costume, perché ha 92 di nylon, 8% licra, è totalmente sintetico, quindi io l'intimo sintetico no, non lo uso. E niente, appunto, quindi c'è tutto originale, giapponese, di qua e di là, ed eccolo qua. È piccolo, appunto, perché è una S, ma veste piccola. I giapponesi sono un po' piatti davanti e dietro, bisogna dirlo oggettivamente. Per chi ha grandi forme, grandi curve, così, infatti io diciamo che non ci sto molto, anche se non c'ho sedere, insomma, così. Però si riempie subito, anch'io che appunto sono magro, e riempio bene la coscia, comunque la gamba, che di solito mi sta larga, non posso mettere bermuda grossi, così. Niente, è questo qui, appunto, e adesso così non mi piace molto. Comunque, bello il sedere, vedete che anche dietro è bassissimo, quindi non è che arriva
non arriva alto a coprire magari tutto il sedere, è un po' hot questo qui, però comunque ci sta. Ho detto dai, stavolta ci proviamo. Mi sono lanciato in questo bel giallo appunto brillante e ho fatto questo acquisto. Niente, questo ha 20 pound, sì, 20. Niente, questo è tutto. Si sì, sono un mix appunto un po' così di acquisti. Niente, seguiranno appunto i video sulle altre cose. Se avete altre domande, richieste, qualsiasi cosa, insomma, cerco di fare man mano i video. Adesso continuo a registrare, magari dentro, perché di nuovo qua tra i rumori o perché cade il sole. E niente, grazie di aver visto anche questo video. Voi appunto commentate liberamente come al solito. Io vi rimando intanto al prossimo. Ciao!